Sicuramente un messaggio di speranza, un messaggio forte di speranza di credere nel futuro, ma anche un messaggio a credere nell'altruismo e non aver paura di praticare un amore gratuito, quindi donarsi agli altri incondizionatamente, senza pretendere qualcosa in cambio. Anche noi giovani abbiamo paura del futuro, un futuro incerto, però principalmente di speranza, almeno a me ha lasciato un messaggio forte di speranza. È la reazione di uno dei tanti giovani che hanno partecipato alla Via Crucis, organizzata a Rende dai padri Deoniani e dalle suore Dorotee della parrocchia universitaria San Paolo Apostolo sul ponte Pietro Bucci dell'Università della Calabria. Venite dietro a me, questo è il tema del cammino, partito dall'ingresso dell'Ateneo Calabrese, sviluppato poi lungo il ponte e conclusosi proprio davanti alla cappella universitaria. Che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Anche noi abbiamo una croce che portiamo ogni giorno, che ci può far cadere. Abbiamo degli ostacoli, dei problemi da superare, ma non siamo mai soli. C'erano tantissime persone che, così come in tutti i nostri giorni, ci accompagnano. Ha presieduto il rito comunitario Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza Bisignano. I giovani sono molto ricettivi rispetto a tutti quelli che sono i valori che loro possono individuare, rispetto ai quali sono meno preformati di noi adulti, per cui siccome nella Via Crucis passano delle passioni che sono l'invidia, gliel'avevano consegnato per invidia, passa l'odio, la violenza, ma passa anche l'attenzione, la gentilezza, la delicatezza di Veronica, passa il servizio del Cireneo nonostante tutto, passa l'amore e la tenerezza di Maria, di Giuseppe d'Arimatea e di Nicodemo, che sono lì quando Gesù muore. Io penso che siano tutte cose che si sedimentano in qualche maniera nel cuore di ognuno, e penso in maniera particolare nel cuore dei giovani, per cui la Via Crucis qui è proprio un bel segno.